Salve a tutti, io sono Francesco Fusillo e con questo micro video voglio mostrare come oggi Linux può fare assolutamente quello che fanno i software proprietari più blasonati. In particolare voglio mostrare, oltre a questa distribuzione che va perfettamente sulle notebook e smartboard e quindi permette di lavorare come una altra qualsiasi distribuzione Windows, una funzione eccezionale da poco inserita. Grazie al gruppo WildOS di Trento possiamo mostrare questa spettacolare funzione di lettura di schermo che permette un ampio numero di attività didattiche. Praticamente è stato implementato un modulo che dà la possibilità al sistema operativo Soli Linux di leggere a testo mentre si scrive. Uno dei più in voga programmi proprietari di questa natura ha un costo che supera i €200 per licenza. Ecco, questo è invece gratuito e prossimamente lo distribuiremo insieme a Soli Linux con l'aggiornamento che faremo. Ma andiamo a vedere cosa si può fare con questa attività. Al 5 compleanno di mamma RGALATO regalato RASE Rose dire della Nonna. Quindi posso leggere e scrivere, ma è anche interessante che io posso arricchire il testo con delle immagini che possono interessarmi per migliorarne la comprensione. Compleanno della mamma, la mamma potrei metterla qua, ecco, ho regalato, metto l'immagine che specifica le rose, posso togliere lo spazio, vediamo se ho scritto giusto. Rose. Perfetto, allora metto le rose lì. E la nonna dove la metto? La nonna potrebbe andare qua. Vediamo se è scritto, se ho fatto un bel lavoro. Nonna. Ah, la nonna sì, eccola qua. E quindi alla fine posso anche leggermi la frase, riportando il cursore Al all'inizio. compleanno della mamma ho regalato le rose della nonna. Posso regolare la velocità nelle configurazioni, passare dalla 7 alla 6, alla 5, leggere lo spelling e leggere in tutte queste lingue. Direi che questa funzione che è stata aggiunta grazie al lavoro di Pietro Pilloggi del gruppo di Trento, di cui noi con quale collaboriamo, fa di Soli Linux un sistema assolutamente assistivo e rieducativo per quei disturbi specifici di apprendimento che hanno bisogno di un'esercitazione sulla lettoscrittura. E questo può essere fatto dal bambino in cuffia, controllando quello che scrive, controllando la frase con, si è notato, il predittore di parola, e se io avessi scritto degli errori avrei sentito l'errore e mi sarebbe venuta l'idea di forse dovrei, com'è? Nonne, no, non. Ecco, si può capire da questo piccolo esempio quanto sia importante questa funzione implementata nell'ultima distribuzione di Soli Linux. Non è ancora online, lo sarà fra poco, per adesso la distribuiremo solo ai conoscenti e chi vorrà installarla. Funziona perfettamente sulle lavagne, ha una dotazione di tutto rispetto con il software educativo del CNR e
e spero che questa piccola dimostrazione abbia fatto intendere l'importanza di questa distribuzione. Ecco, vi saluto e spero di essere stato abbastanza convincente. Sodelinux CTS, chiocciola CTS Verona, si trova al Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie dell'USP di Verona. Basta venire e chiederlo e saremo felici di poterlo dare. Naturalmente è meglio chiederlo in anticipo perché così magari lo prepariamo. Il telefono è questo e la mail è questa, oppure mandate una mail a me e io ve la mando. Per chiudere, questo video è stato fatto con un programmino strepitoso che serve anche per fare video lezioni, che si chiama GTK Record My Desktop. Si può registrare il desktop, parlarci sopra, preparare una video lezione in 3 minuti, farla, poi si clicca e si chiude. Buon lavoro e usate Sodelinux.